Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova settimana di appuntamenti con le nostre web conference. Ormai è l'ennesima settimana con cui portiamo avanti un tema molto importante che è quello della riqualificazione del patrimonio edilizio in chiave NZEB, quindi di edificio energia quasi zero. Oggi per l'appunto è martedì, è la giornata, come dico sempre, dedicata alla presentazione delle tecnologie, di quelle soluzioni che in qualche modo nel vostro lavoro quotidiano possono tornarvi utili. Quindi la nostra formazione, diciamo, non si ferma e siamo presenti anche in questa versione casalinga. Ormai dico sempre, non so se siete miei ospiti in casa mia, se siamo noi ad essere ospiti a casa vostra, ma in qualche modo diciamo, l'importante è essere qui, essere insieme e tenerci sul pezzo anche in queste giornate. Oggi, peraltro, diciamo che l'appuntamento è quasi doppio, nel senso che il ciclo è quello di riqualificare NZEB, martedì dedicata alle tecnologie, ma non solo. Oggi inauguriamo un ciclo nuovo, fondamentalmente, una serie di quattro appuntamenti, il primo appunto oggi, che vedranno come protagonista il GRES Porcellanato. Quindi sarà una sorta di academy, definiamola così. Poi alla fine del webinar di oggi andrò a presentarvi i successivi appuntamenti con cui andremo ad analizzare fondamentalmente tutto quello o gran parte di quello che con il GRES Porcellanato possiamo fare. Come primo tema abbiamo deciso di affrontare un aspetto chiave che, parlando anche con il nostro relatore, dovrà sicuramente essere un settore che guiderà un po' la ripresa nei prossimi mesi, no? Io sto pensando a quel bonus facciate che è stato fondamentalmente messo sul piatto negli scorsi mesi prima di questa crisi, ma che forse diventerà ancora più forte, no? Un aspetto molto, diciamo, valoriale. Lo affronteremo poi magari dopo con il nostro relatore, gli chiederemo anche qualcosa in più, che va nell'ottica un po' di andare a ripensare quello che è il primo impatto che i nostri edifici, quindi il valore che i nostri immobili possono avere, diciamo, da un punto di vista estetico e sul mercato. Quindi sicuramente in virtù anche dei bonus che ci sono stati messi appunto a disposizione del governo, questo dovrà essere necessariamente un tema che guiderà la ripresa di questo settore nei prossimi mesi. Quindi sicuramente molto importante e centrale. Oggi, peraltro, lo affronteremo sotto diversi aspetti. Vedremo in termini di riqualificazione estetica, ma non solo, parleremo principalmente, visto che il ciclo nel quale siamo inseriti, appunto, del riqualificare NZEB, parleremo di riqualificazione energetica. Quindi tratteremo quell'aspetto. Il richiamo, immagino che l'abbiate già colto e capito, è quello alla facciata ventilata. Prima di presentarvi l'ospite, io vi ricordo che lo strumento che avete a disposizione, quel pannellino che avete sulla destra, che è il pannello di GoToWebinar, vi consente non solo di vederci, di poter ascoltare il webinar di oggi, ma di interagire. Ci sono sempre persone nuove che si collegano, quindi io amo dire questa cosa qua, magari chi ci segue tutte le volte l'ha già sentita e risentita. Ma c'è un pannello che si chiama Chat Domande con il quale potete interagire con noi. Io mi occuperò di raccogliere ovviamente tutte le vostre domande, di farle in diretta al nostro relatore, quindi mi scuso già in partenza prima ancora di presentarlo perché verrà interrotto da domande e dalle vostre questioni, qualcosa terremo per la fine. Ad ogni modo cercheremo di dare risposta a tutte le vostre domande. Ve l'ho annunciato, adesso ve lo presento però, Graziano Ferrari. È responsabile della divisione engineering di Mirage, quindi una primaria azienda del settore ceramico, e sarà poi la persona che appunto ci guiderà in tutti questi appuntamenti dedicati a questo materiale. Io chiederò, però, lo chiedo già in partenza a Graziano, lo chiamo per nome come abitudine ormai chiamare i nostri ospiti, di presentarci, visto che è il primo di questi appuntamenti, un pochino l'azienda prima di entrare nel merito delle soluzioni per la riqualificazione dei nostri immobili che oggi andremo a presentare. Quindi direi di lasciare direttamente a te la parola, Graziano, per appunto illustrarci chi è Mirage, in particolare la divisione engineering, di cosa si occupa. Prego. Grazie Marco, grazie a tutti voi di essere presenti a questo nostro primo webinar.
E come diceva Marco, così lo facciamo subito contento. Prima di passare e andare proprio a fondo nella questione delle facciate, diciamo chi è Mirage. Mirage è un'azienda italiana che produce grass porcellanato, ha una produzione annua di 15 milioni di metri quadrati, ha 425 dipendenti. Come vedete qua in questa slide sono raccolti un po' i numeri principali. Quello che ci fa veramente piacere è che questi dipendenti sono di 16 nazioni diverse, quindi abbiamo veramente un gruppo veramente molto eterogeneo di persone. L'età media è 36 anni e nonostante la presenza del sottoscritto che contribuisca ad innalzare questo valore, e il fatturato dell'anno scorso è arrivato molto vicino ai 200 milioni di euro. Dov'è Mirage? Mirage è in Italia, in provincia di Modena, a Pavullo, dove ha la propria sede legale, la propria produzione, i propri uffici commerciali e quindi è tutto concentrato in questa località. Quindi siamo veramente orgogliosi di dire che i nostri materiali, lo vedremo anche nelle prossime slide, sono completamente al 100% made in Italy. Dopodiché abbiamo delle dislocazioni lavorative come i Project Point, come la Mirage Experience, distribuiti un pochino in tutto il mondo. Le esportazioni della nostra azienda sono prevalentemente all'estero, raggiungono delle quote che sono molto vicine al 74% in quasi tutti i paesi del mondo. Il successo di Mirage in questi anni, io ho cercato di sintetizzarlo in questa diapositiva, anche se è veramente molto difficile sintetizzare tutto in un'unica diapositiva, però sicuramente è l'offerta che questa azienda propone proprio ai propri collaboratori. Quindi un sacco di collezioni, più di 200 colori di materiali, diversi tipi di superficie, ma non solo. Io ho sintetizzato nella diapositiva nella parte bassa anche la gamma dei formati. Ci sono i formati classici in spessore 9 mm, ci sono i formati maggiorati 20 mm e dedicheremo un webinar completo a questa soluzione per l'outdoor. E poi ci sono le grandi lastre che arrivano fino a 160x320 in spessori sottili e anche in 12 e 20 mm per la realizzazione di top cucina e piani, tavoli. Come vi dicevo prima, per noi il Made in Italy è molto importante perché tutti i nostri materiali sono studiati, fatti, sviluppati e prodotti in Italia. Infine, ho voluto mettere anche questa immagine per indicare che Mirage è comunque un'azienda che è sempre presente negli incontri professionisti di diverso tipo, sempre presente con dei meeting di formazione e appunto su questioni anche non solo sulla propria produzione, ma anche su questioni tecniche, come l'intervento che stiamo facendo oggi, che siamo appunto costretti a lavorare da casa e quindi vi raggiungiamo in questo modo. Un'altra parola, perché poi gli argomenti sono tanti, non vorrei essere troppo lungo, altrimenti Marco poi mi sgrida. Un'altra parola molto importante è lo sforzo che ha fatto Mirage per quanto riguarda l'ambiente. Con il progetto I'm Ready, Mirage ha veramente visto un notevole, diciamo, impegno per quanto riguarda i temi ambientali, soprattutto per quanto riguarda la produzione dell'energia elettrica, il 70% del fabbisogno del nostro impianto che ricopre una superficie di 200.000 metri quadrati, è fatto appunto da un impianto di cogenerazione. Come pure anche le nostre acque che utilizziamo negli stabilimenti produttivi vengono filtrate e rimesse in circolo, quindi cercando appunto di consumare il minor numero di litri di acqua per la produzione. Infine, anche il prodotto riciclato. All'interno del ciclo produttivo, negli scarti crudi, così di scarti crudi, il 98% del materiale si riesce appunto a riciclare e ad essere rimesso nel ciclo. Quindi vedete che sono stati fatti, qua ci sono un po' di numeri, sono stati fatti veramente degli sforzi notevoli per salvaguardare quello che è un pochino il nostro ambiente. Dopo questa introduzione su chi è Mirage e quello che facciamo, andiamo nello specifico della nostra divisione. La divisione Engineering è una divisione interna a Mirage che è stata creata già dopo un decennio dall'apertura dell'azienda, perché l'azienda fin dall'inizio ha sempre avuto una vocazione fortemente ispirata verso il professionista. E quindi già nel 1985 era nata la necessità di realizzare la prima facciata ventilata, la prima facciata ventilata in Italia,
all'Università della Basilicata a Potenza, e quindi c'era bisogno un attimo di trattare un qualcosa diverso dalla semplice vendita del prodotto, ma che avesse anche un'assistenza che andasse dentro un po' a quelle che sono le problematiche del cantiere. Da lì poi la divisione si è ingrandita, è sempre stata presente e si è allargata, è passata da lavorare in Italia a lavorare in Europa e adesso appunto l'azienda lavora, la divisione engineering lavora e fa progetti direi in tutto il mondo. Andiamo nel merito della facciata ventilata. Che cos'è una facciata ventilata? Una facciata ventilata, questo è un piccolo pezzo della normativa, è un rivestimento esterno degli edifici che tramite delle strutture metalliche collega il materiale di rivestimento, in questo caso la ceramica, alla muratura dell'edificio stesso. E quindi si viene a creare un intercapedine dentro la quale l'aria è libera di circolare liberamente e si viene a formare quello che notoriamente è chiamato effetto camino, in quanto specialmente in estate con la radiazione solare l'aria si scalda, l'aria calda è più leggera, quindi tende a salire verso l'alto. E quindi si innescano questi fenomeni, questi movimenti che vengono chiamati appunto effetto camino dovuto al movimento dell'aria che arriva all'interno della parete. In questa slide è possibile vedere una sezione. Nella sezione vediamo che l'intercapedine non è solo fatta da uno spazio vuoto, quindi dove l'aria può circolare liberamente. Ma tra la muratura e lo spazio pieno, vuoto, chiamiamolo così, è possibile inserire un materiale isolante. Questo ci permette appunto di isolare esternamente l'edificio e di lasciare l'intercapedine per il passaggio anche eventualmente, a volte si fa, anzi, si usa abbastanza spesso, di impianti oppure di pluviali oppure di altre cose che possono essere inserite dentro alla facciata. Questi sono, ho elencato 5 punti, ma poi vedremo durante la presentazione che non sono solo 5 i punti e i motivi per cui la facciata ventilata è un intervento di ristrutturazione oppure un intervento anche sul nuovo, un intervento efficiente sia dal punto di vista energetico, ma anche dal punto di vista dell'investimento. Sicuramente il risparmio energetico è una delle prime voci che viene in mente a chi deve progettare una facciata ventilata, ma poi ci sono anche altri punti che abbiamo visto, il mantenimento delle qualità tecniche ed estetiche, possiamo dire quasi in eterno, è ideale per la ristrutturazione, poi vedremo perché ci permette appunto di fare quegli interventi che vi dicevo prima, di nascondere anche eventuali impianti o pluviali o strati ammalorati dietro l'edificio. Sicuramente risparmio energetico, come vedete in questa slide, abbiamo cercato di fare capire, specialmente in estate, è uno degli argomenti principali. Perché specialmente in estate? Perché avere il rivolgo esterno staccato dalla muratura ovviamente fa sì che il muro stesso dell'edificio parta alle temperature molto più basse rispetto a quelle che invece avrebbe se il sole battesse direttamente contro a questo muro, quindi anche gli impianti di raffrescamento devono lavorare molto meno per portare la temperatura della muratura alla temperatura impostata internamente. Un'altra voce appunto è la salubrità degli ambienti. Perché la salubrità degli ambienti? Beh, intanto isolando dall'esterno evito quelli che sono i punti termici e quindi evito tutte quelle problematiche legate al ponte termico che possono creare a livello di umidità e muffe all'interno delle abitazioni. Dopodiché, qui noi l'abbiamo indicato con queste goccioline, c'è la possibilità di utilizzare anche degli isolanti che possono fare traspirare maggiormente la parete e quindi degli isolanti che permettono appunto una dispersione maggiore, del vapore, quindi degli isolanti morbidi, tipo la lana di vetro, la lana di roccia. Un altro motivo per cui uno dovrebbe pensare nella riqualificazione a una facciata ventilata è proprio perché una facciata ventilata, specialmente chi investe in immobili di proprietà, è un intervento che è eterno, in quanto il materiale celanato è un materiale che è resistente alle macchie, quindi non si macchia, non cambia colore col sole, è resistente completamente al gelo, quindi non ha nessun tipo di cambiamento superficiale dovuto a questi fenomeni di gelo e comunque anche agli attacchi chimici delle piogge acide. Quindi,
Diciamo che una facciata ventilata, così come la vedo oggi, fra 30, 40, 50 anni, è molto verosimile che sia esattamente uguale. Questo è un altro vantaggio della facciata ventilata, che ovviamente salvaguarda l'intero immobile in quanto lo protegge dalle intemperie, quindi la muratura non si bagna. Una muratura che non si bagna è una muratura che non viene attaccata dai citi gelo e disgelo. Una muratura che non si bagna è una muratura che non crea dei problemi di distacco di intonaco o di muffe e di quant'altro. Quindi qui vi ho fatto vedere alcuni dei vantaggi e alcuni dei punti di forza della facciata ventilata. Poi vedremo che man mano che andiamo avanti nel nostro intervento troveremo anche altri motivi e altri fattori che possono appunto fare scegliere questa soluzione di rivestimento come soluzione ideale. Io vi metto anche questa slide perché effettivamente adesso con questi grandi formati la facciata ventilata ha assunto anche una connotazione estetica molto, molto rilevante. Quindi adesso con questi formati, l'80, 160, 120, 40 e anche il 160-320, poi dopo vedremo più avanti quali possono essere le difficoltà, Ecco, si sul possono. 160-320 effettivamente, allora ho ben presente perché cioè, risultano delle lastre enormi, cioè quando la si vede da vicino una lastra 160-320, che tra l'altro non si vedono così spesso, devo essere sincero, perché poi c'è tutto un tema che anche i nostri professionisti vogliono un po' approfondire e conoscerne di più su lastre di così grandi dimensioni, pensarla in facciata. Devo dire che ha la sua importanza e il suo effetto estetico. Ci illustrerai dopo magari anche i sistemi di ancoraggio e di aggancio, perché credo che su un tema così importante, di una lastra così grossa, possa essere un qualcosa effettivamente da andare a approfondire. Assolutamente sì, assolutamente sì. Verso la fine del mio intervento vedremo anche dei sistemi, delle strutture per realizzare le facciate ventilate con le lastre, queste grandi lastre, e comunque delle lastre avremo occasione di parlarne anche nei prossimi webinar perché vedremo anche gli utilizzi diversi da quelli che non sono l'utilizzo in facciata. Marco, hai ragione, il 160-320 effettivamente è molto molto grande. Quello che però dico sempre è che non mi è ancora capitato di vedere una facciata ventilata fatta tutta con del 160-320, sarebbe bellissimo. In realtà si parte da quel formato e poi dopo dentro una facciata normalmente ci sono un sacco di risvolti, di tagli, quindi poi si finisce per utilizzare dei sottoformati o dei tagli da questo tipo di lastra. Quindi comunque la lastra di partenza generalmente 160-320. Ho un altro formato che abbiamo proprio spinto molto e che sta andando benissimo, che è il 120x2,78x2,80. Quindi poi dopo li vedremo, li avevo messi nei formati all'inizio delle slide, appunto delle lastre. Quindi con l'avvento di questi grandi formati, ovviamente anche le facciate in gres hanno raggiunto delle notevoli caratteristiche e qualità estetiche. Andiamo un attimo nei dettagli. In questo momento dei sistemi, proprio andiamo a vedere i sistemi. Allora, in questa slide devo fermarmi a dire due o tre cose. Intanto vedete che nel titolo facciate ventilate sistema a fuga aperta. Perché? Perché noi di Mirage abbiamo voluto fare qualcosa di diverso. Generalmente le facciate ventilate si dividono in aggancio a vista e aggancio a scomparsa. In realtà noi siamo tra i pochi, se non forse gli unici, a poter proporre anche una facciata ventilata con la fuga chiusa. Quindi abbiamo preferito dividere facciate ventilate a fuga aperte, che sono quelle che si trovano in giro per il 95% di quello che si può vedere, e le facciate ventilate a fuga chiusa. Di queste facciate ventilate a fuga aperte abbiamo sia col gancio a vista sia col gancio a scomparsa. Cosa vuol dire gancio a vista? Lo vedete nella figura al centro di questa slide, vuol dire che il sistema di collegamento tra la struttura e il rivestimento esterno della facciata è un sistema che rimane a vista. Chiaramente poi avremo occasione di vedere che questi ganci sono ganci in acciaio inox, quindi possono essere colorati dello stesso colore della lastra e quindi di conseguenza poi a distanza perdere questo tipo di aggancio.
Adesso io vi faccio vedere un piccolo video che vi descrive brevemente, un video di 1 minuto che vi descrive brevemente questo tipo di struttura. Un aggancio visibile tipo 1. Le staffe di ancoraggio vengono disposte a passo costante creando una griglia sulla parete. I montanti verticali con sezione a T e verniciati in nero vengono rivettati con specifici accorgimenti per accomodarne le dilatazioni termiche. L'ancoraggio tra struttura e lastre è garantito da clips in acciaio inox visibili dall'esterno. Le clips possono essere verniciate in accordo con la superficie del gres porcellanato. Ecco, quindi avete visto un po' il sistema. Questo è un sistema a vista, il classico sistema a vista, che noi utilizziamo per formati fino al 60x60 e per altezze degli edifici inferiori ai 20 metri. Per diciamo, sistemi sempre a vista per altezze superiori o per formati superiori abbiamo un sistema sempre a vista tipo 2 che lo vediamo successivamente. Vi faccio vedere un'immagine. Vedete in questa immagine, questo è un residenziale, un normalissimo 60-60 a vista, c'è una foto presa da vicino dove si vedono le clip colorate dello stesso colore della lastra e una foto presa da lontano dove questo dettaglio sparisce, quindi permette soprattutto nei direzionali, negli uffici, non nei residenziali, ma diciamo in quello che si ha casomai una minore disponibilità economica di fare comunque un intervento di facciata ventilata a un costo decisamente inferiore. Rimaniamo Io sempre nei ti sistemi. faccio però già anche qua una domanda, anticipando sicuramente quella che è anche una richiesta da parte dei nostri progettisti che ci stanno ascoltando. Allora, come hai fatto vedere in un video una lavorazione particolare con anche degli accorgimenti e dei dettagli, penso per esempio alle staffe colorate di scuro, quindi che rendono fondamentalmente il tutto non molto visibile, essendo una fuga aperta chiaramente all'esterno. Ci stai facendo vedere il gancio nella stessa tinta del gres, quindi per dare un'unità di questo. Però sicuramente si evince, se non altro io ho notato che stai utilizzando un esempio sostanzialmente che va su una riqualificazione di un immobile che ha un mattoncino a vista come ha il mio palazzo, tra l'altro, dal quale proprio sto trasmettendo. Chiaramente l'immagino che ci sia da fare tutto un discorso di rilievi dell'esistente, quindi di messa in opera di una facciata che richiede anche un certo saper fare. Voi qua avete delle squadre di posa, cioè come vi comportate? Immagino che non forniate semplicemente solo il materiale, ma riusciate un pochino a seguire tutto l'iter. È corretto questa cosa qua? Così diamo anche questa informazione del quando e del come vi devono poi contattare, nel senso di sapere appunto cosa potete offrire in termini di servizio, non solo di materiale. È una domanda molto importante perché ci permette di dire quello che un pochino è la differenza tra Mirage e moltissime altre aziende. Sono pochissime le aziende che fanno come noi la fornitura chiave in mano. Quindi noi possiamo lavorare in diversi modi. Noi di fronte a un progetto possiamo partire dalla semplice fornitura dei materiali, quindi dalla semplice fornitura della ceramica, oppure possiamo partire facendo la fornitura della ceramica e la fornitura del progetto. Oppure fare noi il chiave in mano, che è quello che preferiamo perché poi alla fine in Italia, visto che fino a quando ci si poteva muovere liberamente, poi avremmo dovuto sempre fare un servizio d'assistenza, essere sempre presente sul cantiere, quindi preferiamo mandare le nostre squadre di posa, che sono squadre che fanno solo quello di mestiere, che sono squadre collaudate, che conosciamo da tantissimi anni, e quindi realizzare il chiave in mano. Quindi realizzare il chiave in mano cosa vuol dire? Vuol dire partire già con i progettisti, quando è possibile, già in fase di progettazione, per fornirgli quelli che sono gli accorgimenti e gli strumenti per permettere di avere poi un risultato che sia il più efficiente possibile. E dopodiché anche in fase di gara, quindi fare le offerte alle imprese, dopodiché fare direttamente il lavoro alle imprese, chiave in mano, appunto, come dicevo, di tutto il sistema. E questo comprende, come hai detto tu, il rilievo delle distanze, la progettazione delle strutture, il disegno da dare in mano al posatore, dove mettere il vidro, dove mettere le staffe, dove mettere tutti i punti fissi e i punti scorrevoli. Oggi io vi faccio vedere velocemente i sistemi perché in un'ora non abbiamo la possibilità di andare a fondo, anche perché se i professionisti poi ci cercano, normalmente
assieme a loro, in base al risultato estetico, in base al formato, in base a quello che si vuole fare, cerchiamo di essere noi a consigliare il tipo di struttura e eventualmente il tipo di soluzione. Quindi grazie per questa domanda che mi ha permesso appunto di spiegare che Mirage Engineering fa anche la posa in opera di queste facciate ventilate. Quindi, Perfetto, allora lancio già un'altra domanda che è arrivata da parte di un professionista, sicuramente sarà anche il tema dell'aggancio di tipo 2, ma magari poi a conclusione di quella parte ci fai un riassunto appunto rispondendo a questa domanda. Tu hai già accennato a dei limiti fondamentalmente per l'aggancio di tipo 1. La domanda che ci è arrivata è: l'aggancio a vista, che limiti di formato o spessore ha? Si possono mettere anche lungo i lati verticali? Quindi ci chiede se questo aggancio a vista in qualche modo può avere anche una versione verticale di questa cosa. allora, rispondo direttamente se vuoi, senza Sì. aspettare l'aggancio di tipo 2. Allora, l'aggancio a vista noi ne abbiamo di due tipi. Siamo anche qua tra i pochi, generalmente con questo sistema generalmente facciate ventilate monta di tutto. In realtà abbiamo visto che questo è un sistema un po' debole per quanto riguarda i formati grandi. Per formati grandi intendo già un 60-120. Ma non solo il 60-120, anche per altezza dell'edificio elevate sopra i 20 metri, e con 60-120 questo è un sistema debole e per poterlo utilizzare in modo corretto e dare le garanzie che si devono dare per quanto riguarda i carichi del vento, dovrei mettere un profilo in mezzo, quindi nella lunghezza del 60-120 agli estremi e uno in mezzo, e quindi fare comunque un reticolo di 60-60. Alla fine non conviene, conviene mettere un sistema più performante e metterlo al passo 120. Il sistema può anche essere capovolto, quindi 60-120 lo posso anche mettere in verticale, posso fare anche un 30-60 in verticale. È chiaro che capovolto questo tipo di sistema ha una rete molto fitta e quindi diventerebbe antieconomico, ma non si fanno tranquillamente. Diciamo che è preferita sempre la posa in orizzontale, preferita a livello vertico, ma si fa tranquillamente anche la posa in verticale senza nessun tipo di problema. Ecco il motivo per cui noi abbiamo anche il tipo 2, che è questo, che come vi faccio vedere è sempre un sistema a vista, però effettivamente ha una struttura molto più robusta, non ha una staffa ad L dietro da agganciare la struttura alla parete, ma ha una staffa ad U, quindi è doppia. Non ha un profilo a T come montante, ma ha un profilo ad omega. Quindi effettivamente, adesso io vi faccio partire il video, effettivamente vedete che è un sistema decisamente. Aggancio visibile tipo 2. Come per il sistema precedente, si parte installando le staffe di ancoraggio sulla parete. In questo caso la sezione dei montanti è a omega per garantire maggiore inerzia e pertanto la posa di formati maggiori. L'unione di staffe e montanti, inoltre, permette di regolare la facciata ruotando i montanti sul loro asse verticale per mantenere la planarità della superficie finale. I montanti possono essere verniciati in nero e le clips di ancoraggio permettono di ottenere fughe di 6 o 8 mm tra le lastre. Ecco, quindi avete visto dal video che questa struttura, oltre ad essere più robusta, mi dà anche una possibilità molto importante che generalmente le strutture a vista non danno, che è quella della regolazione. In quanto le strutture a vista normalmente, siccome sono fatte da una staffa ad L e un profilo a T, se la parete non è perfettamente planare, e difficilmente le pareti nelle strutturazioni sono perfettamente planari, poi faccio fatica ad avere questo tipo di regolazioni che avete visto invece avere questo montante quando lo vado a ruotare in questo senso. Questo sono piccoli dettagli che fanno la differenza. Con questo tipo di struttura chiaramente posso montare qualsiasi tipo di formato fino a altezze anche molto elevate. Chiaramente non c'è un pacchetto preconfezionato, cioè non è che un 60-120 si monta sempre col passo dei montanti a 120, dipende dai carichi del vento, a che altezza vado e da che performance voglio dalla mia facciata. Posso anche qua mettere un profilo in mezzo oppure il mezzo profilo, dipende appunto dai carichi del vento che devo andare a realizzare. Ricordatevi a modo questa struttura perché la vedremo anche più avanti quando faremo le strutture a scomparsa. Quindi,
esempio di una chart fatta con struttura è questa, vedono le clip del sistema vista, questa è una foto presa da vicino, mentre invece in lontananza questo sistema si perde. Dico anche due cose su questo tipo di intervento. Vedete che prima io vi ho detto tutta una serie di vantaggi che hanno le facciate ventilate. Questa è una facciata ventilata realizzata solo e esclusivamente a scopo estetico. Cioè, questo è un angolo di un edificio residenziale dove il progettista ha voluto inserire questo effetto curtain, tra l'altro con una forma abbastanza difficile da realizzare perché la superficie verticale, quella di sinistra, ovviamente non ha, non è coplanare. La superficie dell'edificio, ma addirittura per un certo punto esce, aggetta verso l'esterno, dopodiché rientra. E vedete che qua ci sono anche dei dettagli, come tutti questi imbotti, queste spallette. Quindi vedete che questo è stato un puro esercizio di stile, quindi un utilizzo della facciata ventilata per uno scopo estetico. Detto questo, passiamo sempre ai sistemi a fuga aperta, però con agganci nascosti. Questo tipo di struttura è una struttura che ormai è la più collaudata, è molto conosciuta, c'è da parecchio tempo sul mercato, rimane una struttura tuttora molto attuale perché a livello di performance dal punto di vista dei carichi del vento rimane sempre sicuramente una delle strutture migliori. Anche qua vi faccio vedere un piccolo video di come funziona la struttura. Se Marco stavi facendo una domanda. Sì, stavo facendoti una domanda prima di entrare nel merito dell'aggancio nascosto. Un professionista ci chiede come avviene il montaggio, perché effettivamente hai fatto vedere l'aggancio, ma ci chiede se il montaggio è a salire incastrando le lastre a clip già avvitate, cioè ci chiede proprio fondamentalmente come funziona la posa con l'aggancio, perché la domanda è arrivata precedentemente, con l'aggancio di tipo vista. Allora, le facciate ventilate generalmente quasi sempre si montano partendo dal basso verso l'alto. Quindi, ovviamente si montano in tanti verticali, dopodiché la lastra viene inserita nel primo gancio in fondo e poi si sale mettendo quei gancini che avete visto che si possono girare per avere una fuga da 4, da 6 o da 8 mm. E quindi vanno proprio ad incastrarsi, se volete lo rivediamo anche, oppure lo rivediamo. Comunque, un'altra cosa, molti di questi video, a parte la disponibilità che poi diamo a tutta la presentazione, ma molti di questi video li abbiamo anche sul nostro sito internet. Posso proseguire, Marco, col gancio Sì, nascosto? puoi proseguire. Intanto io faccio sempre queste informazioni di servizio perché domande ne stanno arrivando. C'è qualcuno che ha fatto Fa domande piacere. a cui non ho magari dato ancora la risposta perché ci ricolleghiamo magari con aspetti o le teniamo per dopo. Quindi non vi preoccupate, voi fatele. Io intanto che sento la presentazione raccolgo, catalogo le domande e poi le teniamo tutte per il nostro relatore. Quindi andate avanti tranquillamente a scriverle, insomma, che vengono tutte lette. Prego, Graziano. Ok, quindi vediamo adesso il sistema agganci nascosti. Quindi il sistema sempre a fuga aperta. Agganci nascosti tipo 1. In questo caso la struttura è a doppia orditura, cioè composta da montanti verticali con sezione AT e correnti orizzontali. Le lastre arrivano sul luogo dell'installazione già lavorate, con foratura tronco-conica sul retro, secondo un abaco appositamente studiato per l'estetica della facciata finale. L'installazione procede unendo le graffe alle lastre per mezzo degli appositi tasselli. La particolare geometria di graffe e correnti permette di mettere la lastra in posizione. In questo modo è anche garantita l'ispezionabilità della facciata. Perfetto, quindi in questo video avete visto che questo tipo di struttura ha una doppia orditura, quindi non solo i montanti verticali, ma anche i montanti orizzontali. Dopodiché la lastra viene lavorata in questo modo, come vedete questa slide, il gres porcellanato arriva in cantiere con questo foro che vedete nella foto centrale, che è un foro cilindrico fino quasi verso la fine si allarga e ha questa forma tronco-conica, dove dentro viene inserito un tassello, che lo vedete nella slide nella parte destra, un tassello in acciaio inox, che poi dopo con la vite questo tassello si allarga e non crea una pressione sui fianchi del foro, ma evita semplicemente l'estrazione perché la parte finale è più larga della parte iniziale. Quindi questo è un tassello
ovviamente brevettato, un tassello in acciaio inox che è fatto apposta per fare questo tipo di applicazione, che si utilizza tantissimo proprio perché non va a creare nessun tipo di tensione all'interno del foro, ma lavora solo perché evita l'estrazione finale. Quindi si fissa poi questa graffa attaccata alla lastra e la lastra viene montata agganciando alla struttura orizzontale la lastra stessa. Ha detto un'altra cosa interessante, il video rimane ispezionabile. Perché rimane ispezionabile? Perché la lastra, come l'ho agganciata, la posso sganciare e andare a fare l'intervento e riagganciare. A questo punto qualcuno di voi probabilmente sta già arrivando, cerca di anticipare qualche domande. I sistemi che abbiamo visto prima, i sistemi visibili, sono ispezionabili? Sistemi visibili sono Guarda, la ispezionabili. domanda era già arrivata prima ancora che partisse il video, quindi effettivamente te la stavo per fare, l'hai anticipata tu. Un pochino li conosco i professionisti, un pochino li conosco. E sì, sono ispezionabili anche i ganci a vista perché semplicemente apro le clip e proprio forzando le clip, sono in acciaio, tolgo la piastrella e alla fine richiudo le clip. Queste clip ovviamente sono garantite per essere aperte e chiuse una decina di volte, ma chiaramente non conosco facciata che sia stata manutenzionata più di 10 volte nel corso della propria vita. Quindi la risposta è sì, anche le facciate visibili sono assolutamente ispezionabili. Aspetta, una domanda. Forse mi sono perso lo spessore delle lastre nel sistema scomparsa. Sono maggiorate? Tutti i sistemi che vi sto facendo vedere sono tutte lastre, queste, di spessore minimo 9 mm. In questo caso è la classico 60-120, quell'immagine che state facendo vedere, 60-120 per 9 mm. Lo vediamo nella prossima struttura, l'utilizzo delle lastre maggiorate in facciata. Per quello vi dicevo prima, ricordatevi il sistema vista, perché con la lastra maggiorata e il sistema vista si fa lo scomparsa. Perfetto, Vi perfetto. faccio Possiamo vedere. cucinare. Ok, vi faccio vedere quindi alcune realizzazioni fatte con questo tipo di sistema che rappresenta anche per l'engineering sicuramente una quota del 70% come minimo di vendite di facciate. Questo sistema a fuga aperta con aggancio nascosto, e questo ve lo faccio vedere perché questo è sicuramente stato un esercizio molto difficile, in quanto vedete che questo è un Hilton Hotel a Riyadh, siamo in Arabia Saudita. E vedete anche la particolare conformazione di questo hotel, la parete che sale ovviamente non sale in verticale, ma sale aggettando all'infuori, e quindi c'è tutta la problematica di tutti i tagli in corrispondenza dello spigolo. E poi hanno fatto tutta questa serie di giochi, diciamo, di facciate che sono state rivestite di fronte e sotto, per cui in Arabia Saudita la manodopera non è particolarmente specializzata e quindi abbiamo dovuto dargli tutto il materiale tagliato, lavorato, partito dall'Italia e diviso, anche la logistica qua è stata fondamentale perché per ogni pezzo, per ogni piano, per ogni diciamo step, loro aprivano la cassa e dentro c'era il materiale per realizzare quello step. Dopodiché fatto quello, apriva un'altra cassa e c'era quello per realizzare quello di fianco, altrimenti questo complesso è immenso, non si riesce da questa foto a vedere tutto e diventava particolarmente difficile. Diventava particolarmente difficile perché come potete vedere da questa foto già il tipo di posa non era delle più banali, infatti non so se vedete qua c'è il 60-120 orizzontale, poi dopo A2 appaiato e poi dopo viene sfalsata la fuga, ma questo è il meno, diciamo che le parti più difficili sono, vedete quello che vi facevo vedere prima, tutti questi aggetti di fuori dalle vetrate che hanno dei lati inclinati, hanno dei risvolti nella parte inferiore. Come pure, questo guardate la parte della hall, l'ingresso, vedete questi doppi volumi che sono stati tutti realizzati con questo sistema, con tutto il materiale partito dall'Italia, tutto lavorato, quindi già tagliato da noi, loro non hanno tagliato neanche una lastra perché diventava difficile fare queste lavorazioni sul posto. E quindi qua c'è stata una accuratissima progettazione da parte dello studio di architettura, che effettivamente sono stati molto bravi, però gli abbiamo fornito 42.000 metri quadrati di facciata ventilata ingresso per questo tipo, per questo progetto. Un altro progetto Allora, questo abbastanza. anticipa già, anticipato ancora un'altra domanda che era arrivata e che ci chiede un professionista se si può comporre una facciata con diversi formati su disegno. Si riallaccia tra l'altro a una domanda che è arrivata poco prima in cui
chiedevano se esistono dei pezzi speciali, fa riferimento al tema delle dimensioni, per rispettare, diciamo, un po' la conformazione del prospetto. Quindi, ecco, che possibilità ci sono fondamentalmente? Una ha a che fare con proprio una domanda con un aspetto pratico, quindi rispettando la conformazione del prospetto, se ci sono dei pezzi con delle dimensioni speciali che possono appunto risolvere questa tematica. Dall'altro, forse è un aspetto un po' più estetico, ci chiede se su disegno si può utilizzare formati diversi e comporre quindi una facciata che abbia dei formati differenti. Allora, sono due domande abbastanza distinte. La prima si collega al discorso del multiformato in facciata. Ovviamente si può fare con qualsiasi tipo di struttura, bisogna vedere se diventa, dal punto di vista economico, se è fattibile oppure no. Esiste una struttura che la vediamo dopo che permette di fare il multiformato in facciata senza troppe problematiche. La seconda invece è, tra l'altro, nell'immagine che avete davanti adesso si vede in parte che specialmente nelle ristrutturazioni sarebbe bellissimo poter usare lastre intere, fare delle facciate ventilate con solo lastre intere. In realtà sono tutte tagliate le lastre in facciata quasi sempre. In una ristrutturazione è molto difficile trovare le finestre allineate tra una finestra e l'altra a distanza esattamente di due lastre o di un modulo e quindi si taglia tutto o prima. Con questo tipo di struttura si taglia generalmente prima o direttamente in cantiere. Oppure un'altra soluzione, si fanno delle lastre jolly, cioè con tanti fori che in cantiere le posso tagliare in diverse posizioni e utilizzarle prendendo la misura in cantiere, quindi rispettandola al millimetro perfettamente la dimensione della lastra che devo montare. Questa è una chiesa, questo è un progetto che abbiamo finito l'anno scorso, che ci fa particolarmente, siamo orgogliosi di questo progetto, anche perché è un progetto in Norvegia ed è stato su tutte le televisioni, sulle riviste più importanti, perché è fatto tra l'altro da un professore universitario dell'Università, di Architettura, e ci fa particolarmente piacere perché questo è stato un esercizio veramente molto difficile, in quanto, come vedete, anche qua, e qua in parte riesco a rispondere. Ci sono tantissime lastre tagliate, in più i dettagli adesso non lo fanno vedere, ma ogni fila di lastre aveva una lastra che vinceva sull'altra in corrispondenza dello spigolo e la fila sopra si alternava, quindi quella che prima vinceva andava sotto e così via, quindi era tutta fatta in questo modo. Qui, come abbiamo fatto Marco, rispondendo anche alla tua domanda della posa in opera, chiaramente non siamo andati a fare la posa in opera in Norvegia. Però abbiamo lavorato assieme al progettista per quasi un anno per definire tutti i dettagli. I dettagli sono anche queste lastre forate e dove dietro, casomai in questi casi c'è una finestra, ma nel campanile sono forate perché lì dentro ci sono le campane che suonano e dove uscire il suono. E quindi anche risolvere dei problemi legati appunto all'onda d'urto che poteva rompere la piastrella, perché tutta forata in quel modo lì l'abbiamo risolta in determinati modi. Dopodiché la squadra di posa che doveva montare questa facciata è venuta da noi in Italia, è stata qua 4 giorni, gli abbiamo fatto montare, smontare, rimontare la facciata col sistema, quindi hanno preso confidenza del sistema e all'inizio dei lavori abbiamo fatto un intervento, un'assistenza di un mio collaboratore che all'inizio dei lavori e ogni 2 settimane durante tutta questa lavorazione andava a verificare che tutto fosse montato correttamente come da progetto. E quindi che gli forniva anche assistenza sul posto. Vediamo, scusami Graziano, vediamo sempre la slide della chiesa, quella bianca. Se riesci a, ecco, beh, adesso sta andando avanti, vediamo Sì. l'interno adesso. Ok, perfetto. Qua volevo dire appunto che qua anche all'interno è stato usato la facciata ventilata, vedete tutte quelle parti sono tutte state tagliate, ovviamente noi avevamo un progetto ben definito, quindi le abbiamo tagliate noi in Italia, ma sono cose che se uno avesse un po' di dimestichezza si possono tagliare anche sul polo. Questa è un'altra foto sempre della stessa chiesa illuminata di notte. Sempre con questo sistema a fuga aperta e nascosto abbiamo fatto anche quello che è il nostro headquarter, la nostra sede, la nostra palazzina. Vedete che c'è un prima e un dopo, nel senso che noi avevamo già una facciata ventilata, forse una delle prime in Italia, risalente agli anni 80, che funzionava benissimo, semplicemente non era diciamo, l'immagine di questa palazzina non era più corrispondente con quello che era l'immagine del brand Mirage, quindi abbiamo fatto un restyling puramente estetico.
per quanto riguarda la nostra sede. Quindi abbiamo inserito delle finestrature, dei serramenti a nastro, abbiamo tagliato il cornicione in alto in cemento armato e abbiamo creato una cornice tutta attorno con una carpenteria metallica che poi è stata rivestita in gras porcellanato. E soprattutto, diciamo, la parte più interessante, abbiamo coperto con i frangisole in gres porcellanato, anche questi sono in gres porcellanato, tutte queste finestrine basse che non potevamo eliminare perché sono le finestrine degli spogliatoi, che però non era bello lasciarle a vista. Quindi sono finite dietro a quella zona che praticamente sono scomparse e anche questo è un intervento fatto per motivi estetici, diciamo, perché comunque l'isolato era già isolato. Però ci ha permesso anche di fare una ristrutturazione completa dell'edificio, perché poi dopo la prima parte è stata fatta ovviamente all'esterno, dopodiché sono stati fatti anche gli interni di questa palazzina. Questo è un altro esempio di questo tipo di struttura. Questo tipo di struttura è stato utilizzato, vedete, anche qua in Nigeria, per farvi vedere che siamo andati veramente un po' in tutto il mondo, qui in Nigeria. Gli abbiamo ovviamente fornito il progetto, gli abbiamo fornito tutti i materiali, le strutture e siamo stati diverse volte in cantiere a seguire l'installazione. Questo è un serramentista, gli abbiamo insegnato e alla fine ha fatto un discreto lavoro. Esempio, vi metto questo esempio non perché sia particolarmente bello, ma perché ci sono due slide che mi permettono di rispondere probabilmente a qualche domanda, ovvero la facciata ventilata con aggancio scomparsa o la facciata ventilata in genere si può mettere anche su delle superfici orizzontali. Sì, questo è l'esempio. Vedete che è stato fatto il soffitto, diciamo, di alcune zone fatte in facciata ventilata, ma soprattutto anche per farvi vedere questi dettagli inclinati, per cui assieme al progettista, per riuscire a realizzare questo dettaglio inclinato, ovviamente abbiamo dovuto rifilare l'altezza di tutte queste lastre, perché altrimenti questo lato inclinato ha una lunghezza superiore del lato della lastra. Quindi per far vedere proprio come assieme ai progettisti poi si vanno a cercare anche quelli che sono i disegni architettonici, perché poi come vedete non è casuale, questa fuga procede anche nell'altro colore e si va a allineare con tutta la fuga di facciata. Quindi sono i dettagli che normalmente gli architetti, i professionisti sono le cose che più guardano e che più hanno piacere che poi torni tutto. Questa slide vi ho messo per farvi vedere, vi ricordate niente, ve l'ho dato 5 punti per l'utilizzo delle facciate ventilate, e invece questo è un altro utilizzo diverso. Questa è stata messa in una metropolitana. Perché in una metropolitana? Metropolitana sono gli ambienti dove più di tutti usano la facciata ventilata, non hanno bisogno di risparmio energetico, non c'è una questione di proteggere gli edifici dalle intemperie, ma semplicemente in questo modo riescono a creare un cavedio nel retro dove fanno passare una quantità di impianti, di cavi elettrici e di tutto, tra l'altro facilmente accessibile perché si possono smontare e fare manutenzioni, e quindi vedete che questo è un altro utilizzo della facciata ventilata nella metropolitana. In questo caso siamo a New York, questa è un'altra metropolitana a Toronto, in Canada, dove appunto dentro sono state fatte le facciate ventilate. Andiamo in un altro sistema. Siamo tornati, vedete, perché vi dicevo, ricordatevi questo sistema perché, rimanendo sempre nelle facciate ventilate a fuga aperta, riusciamo a fare l'aggancio nascosto con la struttura a vista. E voi mi direte perché fai questo? Lo faccio perché intanto ho un risparmio a livello di costo notevole, perché uso la stessa struttura che prima usavo per fare vista. Cosa ho cambiato? Ho cambiato lo spessore della lastra, non uso più un 10 mm, ma uso un 20 mm. In questo caso, utilizzando degli spessori maggiorati, riesco, facendo quella fresatura nello spessore della lastra, che in gergo tecnico si chiama kerf, riesco a fare un aggancio a scomparsa utilizzando però una struttura a vista. E adesso vi faccio vedere il giunto nascosto di tipo 2, il filmato. Con agganci nascosti tipo 2. Questo sistema di facciate prevede l'uso di lastre in 20 mm di spessore che vengono fresate appositamente prima di arrivare in cantiere. Anche in questo sistema la struttura è costituita da montanti a omega e permette di posizionare le lastre mediante clips in acciaio inox. Il sistema di ancoraggio è quindi invisibile dall'esterno. Rimane la possibilità di verniciatura in nero dei montanti.
Quindi questo è un sistema che ci permette di fare l'aggancio a scomparsa, però con un notevole risparmio economico. Ovviamente in spessore 2 cm, che comunque arriva a dei formati di tutto rispetto, 60x120, 90x90, 120x120. Questo è un hotel realizzato tutto col 2 cm di spessore, siamo a Milano, di fronte alla stazione centrale, l'Hotel Lagarde. E questo è stato fatto proprio perché il titolare voleva farlo con 2 cm, perché soprattutto in corrispondenza dell'angolo voleva un effetto pietra, voleva vedere qualcosa di sostanzioso, quindi non vedere i 9 mm, ma vedere i 20 mm. Se sei d'accordo, Marco, accelero un po' il passo perché vedo che siamo a 5 minuti dalle 6 e c'è ancora tante, tante cose da dire. Allora, sì, quello me ne rendo conto, Non è finiamo sempre, di possibile. solito i nostri professionisti lo sanno che finiamo. Ah, Allora, il benissimo. passo sicuramente possiamo accelerarlo, il problema è che ho una quantità di domande pazzesche che sono già arrivate e che in qualche modo dobbiamo dargli risposta. Allora, Bene. io farei una cosa così, chiudiamo il tema con qualche slide ancora, chiudiamo il tema della facciata ventilata, non ti preoccupare, i nostri professionisti sono interessati al momento. Ci attendono e attendono risposte, tra l'altro. Ok, Quando abbiamo allora finito il finito tema l'ultimo della facciata sistema. ventilata fuga aperta, ti faccio una serie di domande, poi passiamo a quelle a fuga chiusa, Ecco, sostanzialmente. allora, questa è l'ultima slide delle facciate ventilate a fuga aperta. Prima di passare a quelle a fuga chiusa che meritano un pochino di tempo, leggimi qualche domanda. Non avevo riattivato il microfono. Eccolo qua. Allora, dunque, ci chiedono, in realtà magari possono andare bene per entrambi, però entriamo intanto in queste questioni. Per strutture portanti in acciaio, come avviene l'aggancio? Avviene in tutte quelle strutture che vi ho fatto vedere, abbiamo creato una carpenteria metallica sotto per sostenerle. È chiaro che se progetto la carpenteria metallica e la facciata, posso già prevedere i fori nella carpenteria metallica dove dentro vado a mettere degli inserti filettati e poi mi aggancio su quelli. Diversamente, se non l'ho fatta prima la progettazione sulle strutture metalliche, quando e se è possibile forarle, faccio il foro e mi aggancio direttamente alle strutture metalliche, non c'è problema. Ok, perfetto. Parimenti ci chiedono invece, altro tema su cui diciamo si potrebbe dibattere molto, il tema dell'edificio in legno. Se in qualche modo, com'è la differenza, se ci sono differenze tecniche rispetto a una muratura tradizionale, fondamentalmente per mettere in opera un sistema di facciata ventilata su un edificio con struttura portante in legno, un edificio in legno. Sì, delle differenze ovviamente ci sono, è chiaro che ci si interfaccia sempre con i progettisti, dipende anche dalle dimensioni di questo edificio. In una delle immagini che vi farò vedere dopo, quando vedremo l'asilo, c'è un asilo che abbiamo fatto, quello è tutta la struttura in legno, ci andiamo ad agganciare sopra le strutture in legno. Tra l'altro lì abbiamo fatto veramente una sfida alla tecnica e all'ingegneria, in quanto la struttura in legno... è vero che non è molto alto, però noi abbiamo fatto una fuga zero sulla struttura di legno. Sono già passati 10 anni, è ancora tutto perfetto, quindi mi sento di dire che l'esperimento è riuscito. Ve lo faccio vedere dopo perché appunto ce l'abbiamo questo esempio. Quindi sì, si fa Perfetto. e lo possiamo Risponde trattenere. anche all'altra parte di domanda che ci chiedevano se avete avuto esperienze in tal senso. Salto un pochino di palo in frasca. Il tema dell'ispezionabilità, allora ci chiedono se nel sistema ventilato col sistema scomparsa la facciata non è più ispezionabile. Essendo la domanda arrivata adesso, io credo che faccia riferimento a quest'ultimo sistema con il taglio kerf sostanzialmente, perché prima avevi ben spiegato che invece è assolutamente ispezionabile con l'aggancio Esatto, nascosto di tipo 1. Quindi credo che esatto. faccia riferimento al tipo 2. Allora, al tipo 2 questo non è più ispezionabile, in realtà non è vero che non è ispezionabile. Chiaramente per ispezionarla o perché poi non è che abbiamo sempre solo l'esigenza di togliere una lastra, a meno che non si sia rotta. Se dobbiamo fare delle manutenzioni, quindi si devono togliere dei pezzi, chiaramente devo togliere tutta la fila sopra questa. Quindi l'unico modo effettivamente di questa struttura per poterla ispezionare è quello appunto di togliere la fila di lastre sopra. Quindi in un esempio come quello di questo, chiaramente se devo togliere
una lastra qui corrispondente alla finestra, devo togliere anche le 10 sopra, poi posso togliere. Quindi è Ok. difficilmente ispezionabile, chiamiamolo così, però rimane ispezionabile. Perfetto. Allora, vado con altre domande, cerco di andare abbastanza rapido. Allora, ci chiedono, facciata ventilata e fuoco, quali accorgimenti bisogna prendere? Come si comportano le lastre in presenza di fuoco? Allora, sulla resistenza al fuoco delle facciate ventilate ci sarebbe da fare un webinar completo, in quanto non esiste una normativa, ci sono delle linee guida, dei vigili del fuoco, sta entrando qualcosa, stanno producendo adesso. In realtà, se noi pensiamo alla lastra ingresso porcellanato, la lastra ingresso porcellanato ha una reazione al fuoco di classe 0 per decreto ministeriale, quindi la lastra in sé non ha problemi. È chiaro che io non sto vendendo una lastra, sto vendendo un sistema, quindi devo un po' testare tutto. Per il momento quello che viene richiesto è che tutti gli elementi presenti in facciata siano almeno di una classe di reazione al fuoco di classe B, non peggio della classe B. Quindi in questo momento rispondiamo a questo tipo di richiesta. È chiaro che quando ci sono, è un argomento abbastanza complesso, si cerca di fare delle vie di fuga, quindi delle zone, non so, penso a una porta di sicurezza, ecco, sopra la porta di sicurezza chiaramente vado a progettare una specie di protezione alla via di fuga stessa. Ci sono, ma in Italia non si usano perché sono costosissimi, però esistono dei sistemi a tagliafuoco che vengono messi in facciata e quando sentono il calore questi si espandono e vanno a chiudere quello che è la propagazione dell'incendio e quella che è la propagazione dentro all'intercapedine, quindi l'effetto camino non lo alimenta più e anche le fiamme non si propagano. È molto complesso il discorso della gestione al fuoco delle facciate. Per il momento, per quello che c'è di normativa e per quello che c'è, si è a norma semplicemente fornendo materiali che siano al peggio, diciamo, la classe B di reazione al fuoco. Ok, perfetto. Altra situazione problematica, rischio sismico. Sono arrivate due domande. Allora, una ci chiede nel merito di una zona a rischio sismico 3 se utilizziamo elementi ingress di sezione maggiore, quindi credo per aumentare sostanzialmente la resistenza. Dall'altro lato ci chiedono più in generale, in una situazione di rischio sismico, se cambia qualcosa negli agganci. Allora, tutte le facciate ventilate dovrebbero essere dimensionate secondo le normative vigenti, secondo gli aerocodici e secondo anche la normativa UNI-N 1018. Quindi dietro una facciata ventilata ci dovrebbe essere una reazione di carico. Dico ci dovrebbe perché noi la forniamo, ovviamente, ma devo essere sincero, me la chiedono sempre poco spesso. Preferirei che me la chiedessero più spesso la reazione di carico, perché dentro la relazione di calcolo vengono calcolati tutti i tipi di forze, quindi sicuramente anche le forze legate alle azioni sismiche. È chiaro che questo tipo di forza, questo tipo di azione sono trascurabili rispetto alle forze a cui devono sottostare le facciate ventilate per quanto riguarda i carichi del vento. Quindi normalmente l'aspetto più importante da valutare in una facciata ventilata è sicuramente la resistenza al carico del vento. Che deve resistere a dei valori molto, molto, poi ci sono anche i coefficienti di sicurezza, per cui molto, molto più elevati rispetto a quelli che sono le forze sismiche. Non c'è nessun tipo di problema in zona sismica a utilizzare quelle strutture che vi ho fatto vedere. Nessuna di queste strutture ha mai avuto problemi causa un sisma, e ormai cominciano ad essercene tantini in Italia, quindi è trascurabile la forza sismica rispetto a quell'altra. Certo, allora io direi che ti faccio ancora una domanda relativa a questa parte, poi ti faccio andare un po' avanti e poi ce le teniamo per la fine, perché ce ne sono altre, alcune hanno a che fare con elementi di lavorazione, di manutenzione, però ce le teniamo per la fine. Però invece una domanda importante che fanno, che meritatamente proprio al tema dell'efficiente elemento energetico attraverso una facciata ventilata. Ci chiedono come viene risolto il ponte termico prodotto dall'applicazione della struttura portante.
Questo è abbastanza semplice risolverlo in quanto, adesso andiamo a vedere una struttura, portate pazienza, quando io vi faccio vedere le staffe, ecco qua, vedete che c'è quella staffa ad L che in questo caso è attaccata direttamente alla muratura. In questo caso esistono degli accessori che ci vengono richiesti oppure la rete è molto fitta, ci sono molte di queste staffe, che sono dei chiamati termostop, che sono nient'altro che delle placchette di nylon, di plastica, di gomma da mettere dietro la staffa e quindi si interrompe quello che può essere il ponte termico legato appunto al contatto della staffa contro la muratura e quindi che può generare appunto questo tipo di intervento. Quindi ci sono degli accessori che mi permettono di risolvere questo problema. Perfetto, allora ti lascio proseguire così puoi andare oltre con la tematica successiva. E, intanto le domande che arrivano le raccolgo, anche alcune che ancora non abbiamo dato risposta, ce le teniamo per la fine. Prego. Ok. Adesso vado avanti con un sistema che è molto interessante, anche perché questo sistema è nato proprio ascoltando i professionisti, cioè il professionista ha sempre avuto la prima domanda che mi faceva quanto è larga la fuga. E con le strutture classiche, insomma, le fughe meno di 6 mm abbiamo sempre evitato di farle perché poi le dilatazioni delle strutture dopo non si riescono più a compensare, creano dei problemi. Quindi questo tipo di struttura è nata proprio per dare una risposta a questa esigenza estetica che c'era, quella di ridurre la fuga del più piccolo possibile. Nello stesso tempo le abbiamo anche chiuse le fughe, quindi quando facciamo una fuga di 2 mm non è aperta, cioè non vedo dietro, ma la fuga è chiusa. E questo è fantastico quando si progetta soprattutto nel residenziale, perché anche chi sta vicino alla facciata, pensiamo alla famiglia che va a mangiare sul terrazzino, nella loggia, di fronte all'appartamento, e ha la facciata ventilata, lì non vede dietro, quindi non ci va lo sporco, non vede le strutture dietro e ha un aspetto decisamente esteticamente molto, molto migliore. Anche qua ho un altro video da farvi vedere, che andiamo a vedere subito, che vi commenta un attimo quanto si riesce. Giunti chiusi, questo sistema di aggancio meccanico permette di realizzare un effetto a fuga zero. Le lastre, prelavorate, giungono sul luogo dell'installazione con la struttura già assemblata sul retro. Una volta montate le staffe per la connessione con la parete, le lastre si installano connettendosi le une alle altre con giunti di tipo maschio-femmina. La prefabbricazione permette di realizzare effetti multiformato e un elevato grado di dettaglio di tutti i particolari, come angoli, imbotti e celini. Mirage Engineering Division, la nostra tecnologia. Ecco, qui si apre, anche alla fine questa struttura la uso per tutti i formati, la uso partendo da dei formati molto piccoli, anche 15x60, fino ad arrivare alle grandi lastre di 160x320 in spessore 6 mm. Questa struttura, tra l'altro, la vediamo qua, risponde a una domanda più il progetto è complicato e più questa struttura mi riesce a dare dei risultati estetici eccellenti. Questa è nata per fare questo tipo di posa multiformato, in quanto, come vedete da questo disegno, in realtà bisognerebbe vederla dal vivo, come si rende conto, perché è molto più difficile descriverla che non capirla se la si vede posata. Però, sintetizzando, questa è una struttura particolare, in quanto si fa tutto in laboratorio, in cantiere si fa veramente poco. Tutta la struttura è già preassemblata all'asta, come avete visto, sia con dei tasselli meccanici che voi vedete inseriti, sia con il silicone strutturale che fa da ammortizzatore tra la struttura in alluminio e gres, e fa anche da tenuta, perché il silicone strutturale ha comunque un'ottima tenuta. Chiaramente la fuga è già predeterminata da queste asole che vengono fatte a controllo numerico in laboratorio, quindi non ha possibilità il posatore di fare delle fughe irregolari o di sbagliare a fare la fuga, perché nell'incastro è già predeterminata la fuga, ha solo bisogno di una accuratissima progettazione, perché ovviamente io devo sapere, adesso questa è semplicissima, però
Io quando faccio gli incastri hanno una tolleranza di un decimo, quindi devono andare esattamente lì. Quindi ho bisogno di una progettazione accurata prima. Questo, in questa slide vi faccio anche vedere che possono essere tagliati anche sul posto per fare quello che noi chiamiamo casellario, cioè ottenere delle lastre per arrivare col pezzo intero alla finestra. Quindi vedete che per arrivarci noi abbiamo fatto prima due pezzi di 60, poi 56, 56, 56, 56, in modo da arrivare con la lastra intera. Questa è una struttura che si taglia e si adatta benissimo anche in cantiere. Quali sono le caratteristiche principali di questa struttura? Intanto ve l'ho già detto, fughe estremamente sottili, questa è una fuga da 3 mm e anche la fuga chiusa. Quindi vedete che dietro non vedete né l'alluminio, non vedete dietro la struttura, ma semplicemente vedete il nero della struttura. E si realizzano dei dettagli molto elevati. E qua abbiamo l'esempio che vi dicevo prima. Questo è un asilo, è l'asilo della nostra capogruppo. E questa era l'unica struttura che mi permetteva di soddisfare il progetto dell'architetto. L'architetto voleva assolutamente questa facciata con questi colori e questo prodotto era in gamma solo nel formato 15x60. Quindi pensare di fare un 15x60 con la gancia scomparsa è impensabile. Questa struttura mi ha permesso di farlo perché io ho assemblato 4 pezzi di 15x60, quindi ho sempre montato un 60x60 e addirittura li ho montati a fuga zero, questi sono proprio accostati e a fuga zero. E questa è quella struttura di legno che vi dicevo prima, questo è fatto tutto su struttura di legno. È chiaro, non è un grande edificio a livello di altezza, quindi probabilmente non ho dei grossi movimenti, però realizzare una fuga zero su una struttura di legno è stato un pochino un azzardo, ma un azzardo che è stato ben riposto, eccola qua. Ormai già diversi anni che è fatto ed è perfetta perché non tanto tempo fa è ancora perfetta come il primo giorno che l'abbiamo consegnata. Ci hanno fatto fare anche questi giochi, questi frangisole, perché poi c'è una parte anche tutta bianca e c'è una parte invece colorata di questi frangisole e poi c'è sempre il discorso, vedete la parte che risale, quindi di andare a risolvere quel problema che ovviamente la lastra è inclinata a una dimensione diversa di quella verticale. In questo caso abbiamo tenuto 1 mm di fuga in più e quindi qua abbiamo 1 mm di fuga sulla parte anteriore, mentre invece sui fianchi le lastre sono accostate. Un'altra caratteristica di questa struttura, come vedete qua, mi permette di fare delle finiture veramente molto elevate. Anche questi balconi che vedete sono di facciata ventilate, ma anche tutta la copertina che ho fatto sopra lo sono andato a fissare sulle strutture in alluminio delle facciate ventilate. Mi permette di avere il rivestimento esterno, mi permette di avere la copertina, mi permette di avere gli interni, ma soprattutto proprio su questo edificio è stato fatto questo gioco, ovvero le fughe verticali a zero, quindi accostate, e le fughe orizzontali a 4 mm per dare appunto questa immagine, vedete, questa sensazione di longitudinalità delle lastre stesse. Un altro esempio è un centro commerciale a Mestre in Italia, Nave de Vero, dove appunto si voleva riprodurre quella che è la carlinga di una nave, questa è la punta e questa dovrebbe essere la chiglia della nave, e vedete il tipo di posa. Tutto sormontato con questo tipo di struttura mi ha permesso, grazie a tutto l'alluminio che è già preassemblato dietro alle lastre, di andare a mettere in questa zona una struttura in alluminio che poi dopo è stata riempita di LED per fare quegli effetti colorati che avevamo visto inizialmente. Queste sono altre realizzazioni, questa è una bellissima realizzazione perché con un 60x90, se vedete un po' in questa facciata, abbiamo posato con una fuga strettissima, non adesso penso che sia 2 o 3 mm, e sembra un monolitico, sembra un prodotto monolitico, non si va più a vedere quello che è il disegno dettato dalla fuga. E qua sono stati fatti anche qua tutta una serie di dettagli che vediamo meglio in queste slide, vedete tutti i davanzali, le spallette, i cellini. Ed anche tutti i camminamenti esterni, adesso qua non ho messo la slide, ma ci sono anche tutti i camminamenti esterni con tutti i pezzi speciali di griglie di lakota, di gradini, quindi è stato veramente fatto con lo stesso prodotto tutto quello che è il coordinato facciata e ambiente esterno. Vi faccio vedere ancora due foto sempre di questa struttura perché ci permette di realizzare cose molto belle. Questo ad esempio è il Climo Hotel, è un hotel a Milano.
Questa è una 60x60. Chi lo vede che passa dalla tangenziale per andare nella zona fiera, dalla tangenziale lui vede un unico muro bianco, si perde completamente la fuga, tant'è che in molti non sanno che è una facciata ventilata, sembra una parete pitturata e intonacata. Proprio perché col 60-60 fuga zero ci ha permesso di ottenere questo effetto che era esattamente l'effetto che voleva il progettista. E qua sono diversi piani, quindi tra l'altro anche questa è una realizzazione che ha più di 10 anni e quindi abbiamo collaudato appunto anche la fuga zero su questo tipo di struttura e di formato. Questo è l'esempio che vi dicevo prima, vedete con la fuga verticale accostata alla fuga orizzontale di 4 mm. Si ha questo effetto longitudinale che era proprio stato ricercato per questo tipo di progetto. Vi faccio notare anche che in questo tipo di progetto sono stati utilizzati ben quattro formati, quindi un 60, un 20, un 30 e un 40, ovviamente sempre per 120, però con altezze diverse usate in questo modo. Io adesso vi vorrei fare vedere un bellissimo case study, bellissimo perché è il nostro nuovo showroom di Mirage, quindi sono dei parchi in questo caso, però quello che si può fare con questo tipo di struttura. E qua l'abbiamo fatto con le lastre 120x2,78 in 6 mm di spessore. Quindi diciamo che c'era la necessità di realizzare il nostro showroom. Quindi abbiamo commissionato un progetto, il progetto da rendering, i primi rendering era questo, dovevamo fare questo tipo di progetto. E avevamo a disposizione questo capannone. Questo capannone era un capannone industriale, veniva utilizzato per le attività produttive e presentava diversi tipi di problematiche. La prima, un pochino si vede in questa slide, non era perfettamente lineare, quindi dall'inizio alla metà, alla fine, avevo uno scostamento dalla linea retta di 40-50 centimetri. Pertanto, abbiamo dovuto realizzare, eccola qua, una struttura ad hoc per compensare questo dislivello. Ovviamente qua vedete anche l'isolante, quindi l'isolante da 10 centimetri ha già portato via 10 centimetri, quindi vedete che qua la facciata, abbiamo posato una facciata con un aggetto di 40 centimetri che diventava un po' i 65 nella zona della cornice. Quindi vedete che in questo caso tutta la sottostruttura è stata progettata e realizzata ad hoc per questo tipo di intervento. Dopodiché si inizia con la posa delle lastre, anche queste lastre sono state tagliate in opera perché ovviamente due lastre ci voleva la fuga in mezzo, l'architetto non voleva dei ritagli, quindi diciamo che lo spazio disponibile doveva essere completamente rivisto da due lastre, e qua vedete di quanto sporge la facciata per poter essere assemblata. Come vedete, tutti i profili neri sono tutti i profili quelli che sono attaccati alle lastre e che vanno ad incastro, e poi dopo dietro c'è la struttura che sostiene queste lastre. Tutt'attorno, vedete qua ci si comincia gente a vedere, è stata fatta una struttura in carpenteria, anzi non in carpenteria, è stata fatta con le strutture della facciata, quindi è stata fatta sul posto, questa non è stata realizzata prima, per creare la cornice che caratterizza poi questo tipo di intervento. Qua la cornice nella parte inferiore, vedete di quanto sporge, dopodiché in questa lastra si vanno a vedere i dettagli. Questi dettagli sono bellissimi perché queste zone inclinate che fanno da raccordo tra la superficie di facciata e i serramenti, vedete tutto fatto a fuga chiusa, hanno una resa estetica che sono veramente molto belli. Come pure guardate tutta la parte in alto che viene portata più avanti rispetto alla facciata stessa. Questo dettaglio preso da sotto, vi anticipo che queste tutte sono foto che ho fatto io personalmente col cellulare, quindi non stiamo parlando di foto professionale, questo è quello che si vede stando sotto alla facciata. Un'altra caratteristica fondamentale, poiché in questa cornice è stata inserita tutta una striscia LED per l'illuminazione e grazie proprio alla struttura, vedete come è fatta, è molto semplice anche avere qualsiasi tipo di illuminazione di LED. In pratica cosa vediamo qua? Questa è la lastra 6 mm con la stuoia sul retro. Questa è la struttura che viene preassemblata. E questo è un pezzo speciale fatto in questo modo, semplicemente perché qua ci va inserito l'illuminazione LED. Un altro dettaglio, guardate questa spalletta, il raccordo tra la facciata ventilata e la vetrata e il serramento,
Ecco, visto dall'alto è realizzata così, quindi con l'angolo a jolly tagliato a 45 gradi, assemblato in opera e fissato in modo che non si possa mai più muovere, appunto, con delle staffe. Quindi vedete, sono anche strutture che, al di là del pacchetto che vi facciamo vedere, sono strutture che vengono studiate, realizzate e montate apposta per tutti questi dettagli che vi diamo. Infine, questa è una foto sempre fatta con il mio cellulare del progetto finale, che come vedete è veramente molto 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 simile a quello che ci eravamo, forse anche un pochino meglio di quello che ci eravamo prefissato da progetto ed è quello che ci aspettavamo da rendering. Quindi questa è una facciata. Penso che voi lo vediate poco dalla diapositiva, ma qua davanti c'è tutta una serie di formati, è stata posata con una fuga di 3 mm, quindi non si vedono, sembra monolitico. Però chi si avvicina vede che ci sono tutti i formati, sono tutti diversi per ogni fila, quindi si vede anche un esercizio architettonico che ovviamente facciamo vedere ai nostri visitatori che ci vengono a visitare in azienda. Io avrei finito l'argomento facciate ventilate. Prima di dire due parole sulle facciate incollate, non so se mi vuoi chiedere qualcosa, Marco, oppure se vado Allora, avanti. sì, dai, vediamo di fare una breve sessione di domande qui, così poi ti lasciamo finire con la parte delle facciate incollate. Però, visto che hai trattato questo tema, adesso mi hai già anticipato il passaggio che farai, fondamentalmente, dalla facciata ventilata a quella incollata. Io ti farei questa domanda che è arrivata già qualche minuto fa da parte di un professionista, è arrivata più o meno a metà, diciamo, e ci chiedeva se la facciata ventilata rientra nel bonus facciate. Quindi io partirei da questa domanda qua, fondamentalmente, per poi magari arrivare a spostarci, cioè questo può essere anche d'aiuto a spostarci su una transizione verso la facciata incollata. E in qualche modo capire come il professionista si può interagire con voi, perché il bonus facciate è un qualcosa di complesso, dove effettivamente sarebbe da dedicarci, ma magari lo faremo, perché no, un webinar dedicato. Però ecco, capire in che modo anche un professionista può in qualche modo dialogare con voi su questo tema qua del bonus facciata. Allora sì, l'argomento è, come hai detto te, abbastanza complesso. Purtroppo non ha nemmeno fatto tempo partire che poi questa situazione ci ha tutti costretti a case fermi e quindi il bonus facciate è sicuramente ancora un'opportunità da sfruttare. Beh, diciamo che per come è nato il bonus facciate è sicuramente pensato e ideato a qualcosa di più semplice, quindi tipo ad un intervento di tinteggiatura, di ristrutturazione più leggero. Secondo me il bonus facciate può sicuramente essere utilizzato anche per quanto riguarda una facciata ventilata, anche per quanto riguarda una facciata incollata. È chiaro che questo, la facciata ventilata specialmente, copre più temi, perché la facciata ventilata può essere utilizzata per il bonus facciate, ma può rientrare anche nel bonus per il risparmio, diciamo, non nel bonus, nello sconto per il risparmio energetico, come pure può rientrare in tutti i casi di ristrutturazione. Quindi lì sono i professionisti che in base al tipo di intervento, per conto del loro committente, vanno a identificare quello che è il bonus da utilizzare, chiamiamolo bonus anche se non sono tutti bonus. Dopodiché noi diamo non solo la possibilità, ovviamente, di applicare queste agevolazioni, ma dall'inizio dell'anno Mirage si è resa disponibile a fare una cosa molto importante, ovvero, ripeto, la pratica deve far sempre il progettista con il committente, dopodiché viene da noi, ci deve dare ovviamente un modo di provare che quello che gli stiamo concedendo è corretto e vada bene, dopodiché noi diamo anche lo sconto in fattura e la cessione del credito. Quindi se uno ha diritto a una determinata percentuale, che sarà il progettista a stabilire qual è la percentuale e qual è l'importo, noi siamo disponibili a fare lo sconto in fattura quando si può e quando non si può fare lo sconto in fattura anche la cessione del credito. Questo è di fondamentale importanza, penso io, è tutto teoria per il momento perché ancora visto applicato non ne ho visto nemmeno uno, però per quello che riguarda le ristrutturazioni condominiali, dove casomai ci sono sempre quei condomini che non hanno la volontà di tirare fuori i soldi subito, oppure che hanno la paura di dire no, li prendo in 10 anni, chissà cosa succede. No, li prendi immediatamente, poi ci pensa l'azienda,
andarli a riscuotere. Questo è veramente una cosa molto 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 importante. Ripeto, siamo all'inizio, è una cosa uscita all'inizio dell'anno, non abbiamo neanche fatto un tempo a capirla che ci siamo fermati, però che Mirage appunto dà la possibilità di usufruire. E non è poco, perché pensiamo anche solo al 50% di ristrutturazione, fai un intervento di 100.000 euro in una facciata ventilata, è un intervento che si fa presto ad arrivare, ne paghi solo 50 e li paghi subito. Cioè, li ottieni subito, quindi lo sconto, non in 10 anni. Quindi questo è un tema che sarebbe da Certo, promuovere e da sfruttare. molto importante soprattutto per i condomini. Beh, allora, qua è già aperto, diciamo, anticipi molto le domande che arrivano, perché anzi in realtà diciamo che vai a parare su questioni che molto probabilmente già pensi possano essere richieste ai nostri professionisti. In realtà le domande sono arrivate ben prima. Allora, fondamentalmente andiamo a parare su quel tema lì, dai, dei costi. Diciamoci, vogliono capire innanzitutto per avere dei parametri, quali sono i costi aggiuntivi rispetto a un semplice sistema di isolamento a cappotto. Io ci aggiungo anche un altro tema, considerando che qua c'è anche un altro tipo di materiale, c'è una lavorazione con un aspetto estetico differente rispetto al cappotto. Quindi, come faccio sempre, faccio queste precisazioni qua perché chiaramente sono due sistemi che per certi versi, in quanto sistemi di efficientamento energetico, possono essere paragonati, però come risultato poi stiamo parlando di due tecnologie, due soluzioni completamente differenti. Quindi faccio un paragone con i dovuti se e ma del caso. Allora, è molto difficile risponderti perché ogni progetto ha chiaramente il suo prezzo determinato da tantissime variabili, dal formato, dai metri quadrati, da dove è l'edificio, dalla logistica, e quindi dare un prezzo chiaramente si fa molta fatica. Ti do qualche riferimento. È chiaro che la facciata ventilata a vista, così come abbiamo visto il primo sistema, è indubbiamente la più economica e può costare un 30%, un 30-35% in più rispetto a un cappotto. Dopodiché, poco dopo la facciata ventilata a vista, se facciamo la facciata scomparsa col sistema a vista e la fresatura, riusciamo a stare attorno dai, diciamo, dai 100 ai 130 euro al metro quadrato. Quindi questi sono dei range, prendeteli con le pinze per l'amor di Dio, perché ripeto, dipende dai formati, dipende dai metri quadrati, dipende dai tagli, da un sacco di variabili. Poi c'è la classica facciata ventilata scomparsa con l'aggancio nascosto, quindi col tassello Kyle, che è un 20% ancora rispetto, tutte le volte saliamo di un 20%. Chiaramente quello che vi sto facendo vedere in questa slide, che è la nostra showroom, è questa ha un costo veramente molto elevato perché qua c'è il massimo della tecnologia, il massimo della resa estetica, qua c'è il massimo di tutto, quindi una facciata come questa supera tranquillamente i 250-300 euro al metro quadrato. E viene realizzata e viene utilizzata perché abbiamo fatto gli interventi bellissimi, soprattutto in residenziali di pregio, come comunque ci sono molti immobili su Milano, stanno usando questo adesso, oppure veramente nei residenziali di alto livello. Questo noi lo utilizziamo molto anche per le ville private di personaggi che si possono permettere questo tipo di soluzione, perché effettivamente una volta che uno vede questa, poi fa fatica a tornare indietro, anche se effettivamente ha dei costi molto elevati. E questa è una struttura che mi permette di fare, ho fatto vedere, mi permette di fare un sacco di cose, quindi non, è perfetta dal punto di vista anche dell'allineamento dei prodotti, quindi non si può pensare a una struttura come le altre, che è un assemblaggio fatto in cantiere di materiale metallico e di ceramica, quindi sono cose molto diverse. Quindi se ti devo dare un range, io ti posso andare da 80 euro a 300. Ok, perfetto. Quello che si aspettavano i nostri professionisti, peraltro, hai risposto a molte delle domande che riguardavano l'aspetto costi, perché chiedevano se cambiano in base al formato, ci chiedevano la differenza appunto tra un sistema
aggiunto chiuso e uno con il giunto aperto, quindi hai risposto fondamentalmente a diverse domande che sono arrivate in quell'ambito. Altre domande, poi ti lasciamo andare oltre. Ecco, Marco, è chiaro che se noi rispondiamo a tutti, noi rimaniamo, cioè ci siamo, i Mirage ce le possono comunque tramite voi fare anche in un secondo momento, penso. Certo, allora io faccio magari questa proposta qua, visto che so che poi ci sono collegate anche persone del vostro marketing. Domande ce ne sono probabilmente a cui non riusciremo a rispondere. Noi ve le giriamo comunque, magari se da parte vostra c'è l'opportunità, la volontà, compatibilmente con la logistica e il periodo, di poter magari dare una risposta, un contatto, non lo so, potrebbe essere utile con quelle domande che magari non riusciamo a dare risposta adesso. Io cerco un attimino di selezionare ancora un paio di quelle che ritengo un po' più importanti, e ce le ho già in mente. Poi passiamo all'ultimo argomento. Con la facciata ventilata posso andare in deroga alle distanze minime di costruzione? Questa è la domanda. Un altro professionista prima ci ha fatto una domanda simile, chiedendoci però anche lo spessore del pacchetto. Allora, partiamo dallo spessore del pacchetto perché chiaramente dipende sempre dallo spessore dell'isolante, del pacchetto isolante. Noi non facciamo il calco termotecnico, di solito siete voi professionisti a dirci mi serve questo isolante da tot centimetri, quindi se parto da 10 centimetri di isolante, generalmente devo aggiungere minimo 8 centimetri dallo spessore dell'isolante. Quindi per 10 centimetri di isolante ho un pacchetto di 18. Adesso vedo degli spessori di 15-16 cm di isolante, quindi devo sempre aggiungere lo spessore minimo di 8 cm. Per la domanda se si va in deroga alle distanze, dipende dal regolamento comunale, perché devo ammettere che di solito, specialmente in una ristrutturazione, sì, si va in deroga. Ma ho visto anche, me lo ricordo ancora, in Liguria dove non gliel'hanno accettato e quindi ci sono state delle problematiche. Quindi va sempre verificato prima con l'ufficio comunale dell'edilizia urbana. Perfetto, allora ultima domanda di questa parte qua, poi ti lascio andare oltre. Problema degli insetti in facciata che si infiltrano nell'intercapedine, quindi magari stiamo più parlando del tema Questa domanda con il giunto. avrei voluto farmela io, perché Ok. proprio per tirare un pochino a farmi, perché ripeto, di cose ce ne sono veramente tante da dire e ho dovuto anche selezionare quelli che sono gli argomenti. Sicuramente questo tipo di facciata che voi vedete con questa struttura ha risolto un grandissimo, per quello vi ho detto, su residenziale. Il fatto di avere la fuga chiusa è strategico perché non si infilano gli insetti. Per insetti intendiamo le api. La facciata ventilata, purtroppo, se uno ha un edificio residenziale un po' vicino alla campagna, quindi è sufficiente avere dei prati, d'estate sono fantastiche per le api perché trovano lì dentro i loro ambienti ideali. Tra l'altro, quelle che fanno adesso, molte facciate che ho visto fatte, che hanno delle fughe da 8-9 mm, anche 10. Chiaramente le api, le vespe vanno a nidificare dentro. La facciata giunto chiuso ha completamente risolto anche questo aspetto, che diciamo è noioso e poi anche facilmente risolvibile, perché poi fino adesso quando si vede un'ape che va a fare, l'ape no, perché non si può uccidere, ma la vespa che va a fare il nido, basta intervenire precocemente con un po' di spray e questa non torna più. Però questa facciata, quella giunto chiuso, appunto, risolve questo problema. Faccio sempre questo esempio qua, l'ho fatto spesso. Nel mio palazzo non abbiamo di certo una facciata ventilata, un edificio molto vecchio. Un paio d'anni fa, se non ricordo male, una mattina tiro su la tapparella, ci siamo ritrovati il mio piano, il quinto piano e il piano sotto, in facciata uno sciame di 60.000 api. Chiamato l'apicoltore, perché quella è la procedura fondamentalmente da fare, perché è l'unica persona deputata o a riprendersi o a in qualche modo dare l'opportunità di poter intervenire in altro modo, ci ha detto ormai le api sono entrate nell'intercapedine del muro,
qua o vi faccio smontare il muro se vi voglio male, con un costo pazzesco perché chiaramente l'edificio è in muratura, perché dentro qua ci sono 15 kg di miele. Questo ci raccontava, quindi la problematica può venire in città, forse addirittura con una facciata ventilata che è smontabile, che in qualche modo è ispezionabile, si evitano dei costi magari che possono essere quelli di veramente sventrare una parte del muro come c'era stata prospettata Sì, qua. diciamo che è più semplice rispetto al tuo caso perché avendo la fuga aperta basta entrare con dei beccucci e degli insetticidi e queste poi se ne vanno. Dipende sempre se sono api o sono vespe, perché le vespe te le lasciano uccidere, le api invece devi fare come hai fatto tu a Eh no, chiamare le nostre l'apicoltore. nuapi siamo andati avanti un bel mese, insomma.